Cari amici di Aracne Editrice Web TV, buongiorno. Siamo qui al convegno Criminal Economist, che è il secondo appuntamento dopo quello che si è tenuto a Reggio Calabria lo scorso venerdì. Sono in compagnia di Enzo Ciconte, docente di storia della criminalità organizzata presso l'Università di Roma 3. Professore, il fenomeno della criminalità organizzata e della economia criminale è sempre in espansione. Sta diventando un problema non solo nazionale, ma varca quelli che sono proprio i confini della nostra penisola. Sì, è così. Noi abbiamo avuto un fenomeno mafioso che inizia grosso modo attorno all'Unità d'Italia e che ha riguardato prima tre regioni italiane, la Sicilia, la Calabria e la Campania. Poi, a metà degli anni 60, ha riguardato anche un'altra regione che è la Puglia, e da quegli anni in poi è iniziata una presenza progressiva nelle regioni del nord Italia, in tutte le regioni. Nessuna scusa. Naturalmente a macchio del leopardo ci sono regioni che hanno una presenza mafiosa molto forte, come la Lombardia, altre di meno. E da quegli anni ancora è arrivata la mafia, le mafie, a penetrare l'Europa e a penetrare anche altri continenti. Cioè a dire, una mafia molto invasiva, che faceva soldi, distribuiva droga, distribuiva altre merci criminali, e quindi aveva necessità di espandere il mercato. Espandendo il mercato si è collocata al di fuori dell'Italia, in Europa e in altri continenti. Professore, lei ritiene che questo esempio di Reggio Calabria possa costituire appunto un esempio per prevenire quelle che poi sono le criminalità organizzate nel resto d'Europa? Possa in qualche modo far sì che vi sia un'attenzione maggiore da parte dell'opinione pubblica e da parte di chi ci governa? Io mi auguro di sì, perché l'idea è affascinante, quella di mettere in piedi una serie di attività di conoscenza, di raccolta di materiale, di indicazioni che valgano non soltanto per l'Italia, ma valgono anche per altri stati, per altre nazioni. Per questo c'è il coinvolgimento dell'ONU, che mi sembra il partner fondamentalmente capace di guardare con occhi nuovi e con occhi diversi al fenomeno criminale. Oggi questo fenomeno non lo possiamo combattere solo nella mia Calabria o nel Mezzogiorno, neanche in Italia, ma dobbiamo guardare all'Europa e al mondo, perché sappiamo che i capitali si muovono in tutto il mondo, oltre che le persone, ma i capitali fondamentalmente con un clic tu sposti denaro da una parte all'altra. Allora o si uniformano le economie e le capacità degli stati di fare fronte a questi nuovi problemi a livello mondiale, oppure non ce la facciamo. Lei ritiene che ci sia una lacuna per quanto riguarda la normativa italiana e sia auspicabile una condivisione per quanto riguarda la normativa europea invece di intervento? Ma le normative vanno sempre ovviamente, come dire, ogni volta rinnovate, a seconda dei problemi che emergono. Un fatto però è certo, oggi la legislazione italiana è quella sicuramente più avanzata a livello europeo, e quindi bisogna che l'Europa capisca che alcuni elementi che sono presenti nella nostra legislazione devono avvenire anche da loro. Professore, lei tiene proprio un corso, la cattedra di storia della criminalità organizzata. Quanto crede che sia oggi ci sia una sensibilizzazione, soprattutto nelle fasce più giovani di studenti, al problema della criminalità organizzata, che ricordavamo non fa parte solo del meridione, ma appunto di tutto il territorio? Ma io le do dei dati. Quando io ho iniziato per la prima volta a fare questo corso, nel 2004, noi avevamo 415 iscritti. Un fatto enorme, tant'è che ne parlò la stampa italiana e straniera, perché era la prima volta che si faceva un corso di storia della criminalità organizzata. Il corso dura da allora ad oggi e ogni anno ci sono almeno 200-300 persone, studenti, che frequentano e poi alla fine fanno gli esami. Quest'anno ho fatto un corso di semiotica del linguaggio, quindi del linguaggio mafioso, all'Università dell'Aquila, e sto facendo un corso di storia delle mafie italiane a Pavia, dove la presenza degli studenti è eccezionale. Ci sono centinaia e centinaia di studenti che vengono a lezione e poi alla fine fanno l'esame. Quindi vuol dire che c'è una curiosità intellettuale, per una ragione molto semplice, perché credo che stia passando in questi ragazzi, in questi giovani che vengono a lezione, un messaggio. Le mafie non sono solo un problema criminale, riguardano la storia del nostro paese, l'economia e il futuro delle nuove generazioni, e quindi naturalmente interessa loro per primi.
Va benissimo, ringrazio allora il professor Ciconte e ringrazio i telespettatori di Aracne Editrice Web TV.